Ciao a tutti e bentornati nel nostro studio di Io Gioco e Lucca. Oggi, 31 ottobre, Halloween, è la notte in cui anche i cattivi prendono vita e noi anticipiamo un pochino il tramonto con un nuovo titolo che vi presentiamo in anteprima, Joker, A Diabolical Party Game. Il gioco sarebbe per tre persone e purtroppo, date le norme attuali, caro Fabio, Non siamo solo riusciremo a io, tu e io, non giocarlo. riusciremo a giocarlo. Però vogliamo cogliere questa occasione per divertirci un attimo e presentare il nuovo titolo distribuito poi a brevissimo, credo che sia già in commercio proprio da ieri o oggi, da Spin Master. Allora, trasformami in una cattivona, perché Gotham sì, bello, d'accordo, però qua noi vogliamo il potere, vogliamo i soldi. C'è anche un po' di sangue, visto che è Allora, no, horror. sangue non ce n'è, c'è corruzione, però Perfetto, ci diciamo che sto, sarà vai. un termine edulcorato perché qui comunque cattivi siamo. Allora, innanzitutto, il cattivo più cattivo di tutti, che è Joker, non è uno dei personaggi che è effettivamente in gioco. Lui creerà soltanto una gran confusione, durante la partita cambiando alcune Il regole. disturbo del Il, disturbato. esattamente. Il gioco funziona così. Ci sono 10 carte, lo vedete qui sul tavolo, le abbiamo disposte, sono numericamente in ordine crescente. Queste sono le carte Gotham City. Gotham City sarà invasa, ovviamente, da cattivi. E le carte dei cattivi vengono distribuite come preparazione sulle 8, 7, ecco, fino a 7. Qui c'è l'ultima carta corruzione. Ogni turno queste carte cambieranno, noi le otterremo e le dovremo distribuire nei portafogli, che sono queste bustine, di ogni cattivo. Ma per completare la preparazione c'è prima di tutto un'altra cosa da fare, ed è questa, ovvero prendere le carte Joker e metterle in ordine particolare su questa decima carta. Quindi si prendono due carte Anarchia e si mettono in fondo, due carte Instabilità e si mettono sopra e due carte Scherzo. Queste sei carte in totale definiscono il numero di round che andremo a giocare, che sarà appunto 7, il primo senza carte, e poi cominceremo alla fine di ogni round a voltare una carta di Joker fino a quando non ce ne saranno più. A quel punto la partita sarà finita. Le carte Joker introducono dei cambi alle regole, che poi Quindi magari vedremo. Quindi lui crea confusione in ci tutta fa questa degli battaglia. scherzi, Farà cambia degli le scherzi, regole, esatto, anzi saranno le sempre toglie. più peggiori. Esatto. E sempre peggiori. Altra cosa che va fatta prima di cominciare a giocare è distribuire le carte Mi d'identità, stavo perché giusto appunto chiedendo, ma chi sono io? ogni giocatore sarà uno dei possibili cattivi, ovviamente della saga di Batman, quindi i più famosi, Pinguino, Bane, L'enigmista, l'Enigmista, Mr. Freeze, fantastico. Poison Ivy, Catwoman, ci sono tutti i cattivi più famosi della Harley saga, Quinn e così via. Ma ovviamente. posso sceglierle? No, queste vengono distribuite casualmente perché sono identità segrete. Ora noi facciamo Fantastico. questa distribuzione come se avessimo degli altri giocatori al tavolo. Perfetta, Questa perfetta. identità non deve assolutamente essere rivelata. Vai. Un'altra cosa che facciamo è distribuire fino a quando finiscono, quindi alcuni giocatori potrebbero riceverne in quantità diverse, questi portafogli che, come vedi, sono specifici per i cattivi. Quindi noi potremmo avere un'identità e avere i portafogli di cattivi di altri giocatori, ma noi Quindi non devono ovviamente non lo necessariamente sappiamo, corrispondere. ovviamente non lo sappiamo. Perfetto. A questo punto decidiamo l'ordine di turno, supponiamo che tu giochi per prima, io per secondo e i nostri amici giocatori fantasmi terzo e quarto, Beh, è la notte di è la Halloween, notte di diceva Halloween. fantasma più, fantasma A questo meno. punto tu devi, con il tuo segnalino, quello che è davanti con la faccia di Joker, scegliere una delle carte Gotham City su cui posarti. Ma vedo anche dei simboli di Batman. Esatto, le carte Gotham City innanzitutto possono dare o richiedere un pagamento. Quindi, ad esempio, queste prime sono paga 1 milione di dollari, paga 3 milioni di dollari, quindi scegliendole è necessario pagare. In altri casi si guadagnano, ad esempio qui si guadagna 1 milione di dollari, si guadagnano 2 milioni di dollari soltanto per essersi messi su quello slot. Una volta che tutti avranno fatto la loro scelta e ognuno deve scegliere una location diversa, innanzitutto si cambia l'ordine di turno. Quindi chi ha giocato nella carta più bassa diventerà primo nel turno successivo. Quindi ci si Giustamente, anche per scambiano i riequilibrare segnali un del po', loro. ecco. Esatto. E dopodiché si risolvono. Le carte personaggio hanno un'attivazione, quindi hanno una indicazione che dice che dà una regola che va attivata nel momento in cui la carta viene risolta, e il giocatore che l'ha scelta
deve anche decidere di mettere questa carta in uno dei portafogli che ha davanti a sé. Ah, quindi posso anche farti degli sgambetti, dei sì, tiri bassi. Può essere che tu non lo sappia, però diciamo che ad esempio in questo caso Spaventapasseri dà un meno 4 punti corruzione alla fine della partita, quindi una carta pessima da certo. avere nel proprio portafoglio. Se io decidessi di prendere questa carta, la devo mettere in uno dei portafogli che ho io. Ma non necessariamente di Spaventapasseri. Non necessariamente dei tuoi. Di Spaventapasseri, sì, sì, sì. Quindi io, ad esempio, prendo Mr. Freeze. Io so di non essere Mr. Freeze, quindi so che non sto facendo un danno a me stesso, ma così facendo do anche un suggerimento a tutti gli altri giocatori. Certo, così adesso una carta con un punto così negativo, so che tu non sarai bravissima. Mr. Freeze al termine della partita, oppure, quindi devo anche ricordarmelo. Esatto. Oppure io potrei bluffare, ovviamente. Inserendo magari carte che, bene o male, possono danneggiarti, ma non troppo. Esatto. Hai capito. Esattamente. Cosa succede quando si attiva Batman? Batman ha un mazzo a sé e quindi quando succede la scritta è abbastanza inequivocabile. Facciamo che attiviamo, ecco. Esatto. Scarta questa carta, quindi la carta esce dal mazzo e dice il testo, pesca una carta Batman e mettila in uno dei portafogli che è davanti a te. Quindi tu sai che dovrai infilare una carta Batman, che in genere non è, può, essere, è, può dare punti, ma anche punti più negativi. Quindi bonus o malus, casuale. In uno tu la vedi, ovviamente. È l'imprevisto del cattivo. Bravissimo. Gli altri giocatori non sanno se tu ti stai infilando nel tuo portafoglio dei punti positivi o infilando i punti negativi nel portafoglio che non è tuo, quindi di qualcun altro. Si completano tutte e 10 le carte Gotham, quindi in questo caso ad esempio nella 8 e nella 9 non ci sono carte corruzione, però si guadagnano soldi ad esempio. La 9 è un po' particolare, chi ha deciso di mettersi sulla carta 9 innanzitutto deve fare un grande investimento perché deve pagare 7 milioni di dollari, ogni giocatore parte Caspita, con 4. Io ne ho solo 4, quindi avrei però, comunque però dovuto si possono prendere, guadagnare nel per esempio tempo. Prendendo la carta di pinguino o che, di altri. Esatto, esattamente. Chi decidesse di mettersi sulla carta 9 può spendere 7 milioni per, esatto, per eliminare per sempre un personaggio. Catwoman, ciao, è stato bello. Il portafoglio esce, se un giocatore dovesse avere come identità segreta si deve rivelare, a questo punto lui continuerà a giocare, ma ovviamente nessuno metterà soldi nel suo portafoglio, ma lui potrà continuare a farlo, ma quindi ovviamente. Continuerà a creare disturbo, continua a giocare, continua cattivo. A guadagnare i soldi forniti dalle carte Gotham City e soprattutto potrà a sua volta eliminare altri personaggi. L'eliminazione fa guadagnare al giocatore che ha fatto l'eliminazione questo segnalino che sono 4 punti a fine partita. A questo punto entra la carta Joker. Alla fine quindi, di ogni round. Alla fine quindi. Del round la carta si volta e ad esempio in questo caso dice scarta tutte le carte corruzione sul percorso, mescola le carte Gotham City dalla 1 alla 9 e ridistribuiscile e si scoprono una alla volta. Quindi Joker scombina l'ordine con cui verranno eseguite le carte. È un classico da dolcetto scherzetto, insomma. Esatto. Infatti qui siamo allo scherzetto. Ovviamente più andiamo avanti, instabilità e anarchia saranno sconvolgimenti certo. di regole maggiori. Beh, Gotham brulica di fatto di queste cose, si partono con piccoli scherzi, piccoli crimini, piccole azioni di disturbo, fino a poi arrivare all'escalation che poi l'hanno resa nota come città in preda per al crimine. Aumentare la tensione del gioco. Prima dell'inizio di un nuovo round c'è sempre una fase in cui i giocatori che hanno tutte le carte di tutti e 9 i cattivi che sono nel mazzo devono voltare una carta per dire che loro non sono quel personaggio lì. E a me viene gioco facile eliminare la carta di Catwoman, visto che le ho appena... Questo non si può fare, perché non appena esce il portafoglio è consigliato comunque girare Vedi la che carta. Io volevo approfittarmene, quindi mi tocca rivelare di non essere... Ad esempio, io potrei girare Bane e tu potresti girare anche tu Bane. Quindi nessuno di noi due è Bane, può essere che Bane sia uno degli altri giocatori. Uno dei nostri due fantasmi. Quali sono... i pregi del gioco, cioè dove viene fuori la caoticità del party game e la sfida anche molto divertente, che molto spesso questi portafogli non solo vengono eliminati, ma viene anche richiesto di mischiarli e ridistribuirli.
Quindi in realtà io ho tutto il mio impegno nel... Mi può arrivare un portafoglio pieno? Potrebbe arrivare un portafoglio pieno, non solo, non abbiamo detto, ma tutte le volte che un portafoglio viene eliminato, il contenuto viene ridistribuito negli altri portafogli dal giocatore che ha fatto l'eliminazione. Quindi mi posso appropriare magicamente di tutti i tuoi averi. In tutto questo caos di movimenti di carte corruzione, portafogli, identità segrete, tentativi di bluff, bisogna cercare di restare coperti fino all'ultimo e cercare di arricchire il più possibile il proprio portafoglio, quello col nome del proprio personaggio, anche se nelle mani di qualcun altro, perché alla fine del gioco la somma dei punti nel portafoglio più 4 punti per ogni tentativo riuscito di eliminare un portafoglio avversario e una conversione fatta tra soldi e punti, perché ogni 4 milioni di dollari alla fine del gioco sarà un punto, chi avrà collezionato più corruzione sarà dichiarato il più grande cattivo di Gotham City, ovviamente non eguagliato, Joker, che sarà sempre quello più imprevedibile e cattivo. E questo Bene, è tutto. Con una risata maligna vi possiamo salutare e lasciamo lo spazio al prossimo blocco. Ci sono Carlo Emanuele Lanzavecchia e Walter Robert che vi parleranno di un altro gioco altrettanto divertente, ma con un tema molto molto diverso che ora scoprirete. Fantastico, a più tardi, ciao!